Che ora mi scassavo proprio cazzo. E chi che te fici? Che mi fici? Tu niente sai. No, niente saggio. Senti a dire qualche cosa in giro. Fui dove mi brucia la macchina. E non solo. Ancora continuo a frequentare una casa dove sono. E a mia sta cosa non mi cala. Io non voglio capire la lasciare stare. Io decido con un amico me. E chi che te ne pare che tu che mi fici a mia? Perché attammo una macchina assieme. Non solo non mi desa so parte, ma sfatta mi fece scomparre. Dici che ci ha sequestrato. Ma io mi va a dare i soldi, mi va a dare. No, papà, io ti i soldi non te ne tugna. E stasera ci va a dare la lezione. E che ci vuoi fare? Io ne dai all'aria. Lo buttavo solo una macchina. Facciamo una discussione e poi ci diamo una bella ripassata. Va bene. A Idu suamo solo tuo posto. Ne vediamo più tardi. Cilla l'obo chiudo, io quando hai i soldi mi spenno. Non ci sono problemi, ma io ti va tranquillo per stare. No, non vorrei che tu pensi che sogno pazzarella. No, no, tranquillo per stare. Sarà. Compare, ora ti esce qua. Che succede? Figliolo, pigliate un po' che cosa. Prego. No, no, metti. Niente, niente, non va bene. Ma che problemi ci sono? Niente, compare, ne parliamo fuori. Giovanni, segna, ne vediamo domani, no? Super. Ciao, arrivederci. Ciao, buonasera. Ma che mi avevi a dire?
Seppo come bruciava la macchina. Ecco fu. Fu Cristiano, mi do il refato. Ma tu gli dai mano per stasera. Ma siete sicuri che fu io? Qui è come disse, non sbaglia mai. Ma perché ci sei magari tu? Certo, che faccio? Non c'è ognuno la mano a me, compare. Allora vabbè, non andiamo a vedere. Ci vediamo stasera alle 11, a casa mia. Non vediamo te. Giovanni, sarebbe dato? No, compare, non mi aspetta. Io ora vado, piglio la macchina e poi passo e lo piglio. Ma tu che fai? Vai a casa della zia, vero? Io stasera da solo. Io non ci vado, non so. Mi ha spicciato quattro cose. Lo sai che facciamo? Ne vediamo a mezzanotte, o solo dopo posso stare a Manzoni. Vabbè, restiamo così. Ne vediamo già. Allora, compare, che te ne pare da sto posto? Minchia bolla. Puoi fare chi doveva fare noi, è pure troppo buono. Cassupa, non ne vede e non ne sento nudro. Ah, vogliamo fa voce. Potremmo fare tutto quello che volemo. Però non me ne sgama. C'è ma a dire che passami sopra la panoramica, perché sotto ci sono sempre posti in blocco. Una volta che arrivavamo qua sopra, ci facciamo pagare i tuoi e i miei. E andiamo a scontare cose. Andiamo in. Stai rollando una cosa grande. Compare, che me lo dice a fare? O vieni con su video, cazzo. Ma allora? Capito, non ho parato. Compare, sai, la storia è sempre la stessa. Perché? Lo sai com'è. Non c'è niente che fare. Ma a fare? Sempre solo da vita. Sempre una vita? Eh sì, che stiamo a fare? Compare, caccia, ma non è la sacristella che da stamattina? Sutta, sutta, dove? Sutta? Sì. Ah, Luca, non ci vai. E comunque, sì, sempre solo da vita, sempre solo da vita. E siamo sempre qua, e siamo sempre qua. Come a fare? Non si può canciare, sai. Compare, mi piglia una cattina.
tranquillo, non fare. Io non hai fatto niente particolare, voi lo sapete. Sono sempre il gatto, la nostra zona. Un freccino. Mi stai aiutando. Questo con Sony. La nostra storia non fu una storia tranquilla. Cioè, fu troppo una bella storia, ma una scordo, no? E voi sapete qualche cosa. Ma io te lo volevo dire soprattutto, ve lo volevo dire. Che se mi scivo sta serata così, se boss venere. Io magari perché per me era importante che stasera paravamo, facevamo, dicevo, perché con te qualche discussione non restavo del tutto chiarita, no? Ci furono delle incomprensioni che non era. Che spero che dopo stasera si risolva. Con te c'era un altro problema, ma si può risolvere. Sì, non c'è problema. Non è che. Ma io sono troppo pigliato da figliola. Io te lo dissi. I film le spasciano la testa. Sì, mi spasciano la testa, ma Sonia è Sonia. Minchia che foto. Compare Stona. Chi è una bomba? La bomba. Ma devo farmi la sentire. Senza offesa prima a me compare. Andiamo a provare. Cioè. Ah. Ma lui non sta andando. Usai non stava andando. Sì, ma dica a onni di preciso. Lo sai, non ti disse. Tu disse, a terra faro stava andando. Compare, ma si cilla, che mangia sto pollo? Passa a mille, va. Mangia sto pollo e te lo sta tutte le mani. Ora va passato, lo fare. Sì. Ma cà, va. Come farò più tu, per stare tornata oggi. Ma compare, secondo me ora lo so bene e non ti preoccupare, va. Ora lo subiamo tutte cose. Non mi preoccupo. Però te ripeto, non per tornare a discorsi prima, io capisco che chi dà l'amico dai, chi dà la santa in nuovo l'amico dai, però io ci voglio troppo bene, io va a stare con me, io non vorrei tipo comandare un bordello, perché io ci udisse, non è che non ci udisse, ci disse che se io non sta con me, io commino un bordello. A Ida la prima cosa ci brucio un motorino. E ci brucio, perché quando dico che ci brucio, ci brucio. Che cavolo, fumo. Passa la più bassa sta cosa. Passare i carabinieri. Che scassano sempre un cazzo a stura. Poi vedi, minchia, a tutto l'orario c'è budello. Budello, sempre macchine attestate. Cani, cose, hai ragione, minchia. Guarda qua, la strada è sempre spasciata. Questi semafori sono sempre stodati. Un giorno non si passa, perché c'è la strada spasciata, o si mette vigile davanti, vigile, minchia, sempre che rompe, dà, che ti dice un colpo a destra, un colpo a sinistra, ma si ferma. E se ti fermi un attimo ti scrivono. E se mi fermi un attimo si scrivono. Compare, io non hai amici, no. Io non parlo con nulla. Io avevo suato guida, avevo suato magari l'amica mia. E poteva parare guida, perché sa che quando para, quando io paro, guida mi sente. Sì, ma compare, tu a capire una cosa, Imra non hai solo un altro. Se tu la levi da testa, te ne esci da malattia. Ma non me posso levare da testa, non me voglio levare da testa. Ma far tu dire. Ecco, fuma, fuma. Non mi voglio levare da testa, come faccio a levo da testa? Quando piglio un muro di faccia, piglio un muro di faccia. Eh? Non è che puoi fare house. E sbatte sempre contro lo stesso muro, sbatte sempre contro lo stesso muro.
Compare, se non ci fai troppo male. E io non ci fai troppo male. Ma io qua davanti a voi, lo posso dire, ma non ci fai troppo male. Sì, tu sai, ma non vedo quando sogna a sua casa. Ma non c'è da sola, capiste? Tu non ci passi. Ah, ma che affimmano che ci sono? Compare, noi non è punto di discussione, no? Non è punto di discussione. Io tu dissi come la penso. Tu te la scudare, tu non trovi la nostra femmina. Fai chi dove vuoi. Tu. Sì, ma se per ora non riesci un mascotto, va. Non c'è pensare, non c'è pensare, compare, basta, finito. Vai passare una picche tempo e poi vedi che ti scodde. Non te ne caricare. Che compare, lo discorso è che io non faccio niente. Io travaglio. Vai a travagliare tutti i giorni. E che sei sera, ma la sera quando te lo cogli che sei morto. Tu vuoi andare, cioè vuoi andare a casa, ti fai una doccia e vai e pigli la tozzina. Perché chi sta a vita? Uno ta cosa, ta vita che faccio cose sole, ma. Dice fonio. Un travaglio, la famiglia e poi chi ti ha chiesto la famiglia, va. Non è che te le dire, va, tu queste cose sai meglio mia. Sì, ma andiamo a pensare una cosa, tu 20 anni hai. Ma io ho 20 anni. Io ho 20 anni, tu mi dire io che cazzo è fare e ti sta a mezza mattina. Ma secondo te noi che facciamo? Ma compare, chi tu che fai tu è una cosa, chi tu che voglio fare io è un'altra cosa. Ma che stai dicendo? Che ne dugna? Che ne dugna mattina? Budello da mattina a sera? Che ne dugna? Ma non si può fare sto budello. Che fai? Vai e ti fai sempre una vita. Vai la mattina te ne vai a travagliare, te raccogli a casa, ne esci, ti fai una canna, te ne vai a giocare un biliardo e finiva in nada. Che è tutto questo discorso? Perché questo è? Concia gli amici. E che faceste? E poi fai sempre una cosa, c'è pila io poco io c'è pila. Senti, non ci pensare più. Stasera avemo auso che fare. Avemo auso che fare, sempre auso che fare. Non ci pensare più a questo. Non ci pensare basta. Più. Io mi danno, non è che non ci penso più. Ma danno. Per motore fanno metto, va. Ma questo figliolo? Sto pezzo in mezzo a base cantazzone. Come io non la riesco? Perché stiamo passando sopra? Perché può essere che sotto c'è qualche posto in blocco? Meglio mi passami sopra. Come dici tu? Tanti sotto e sopra. È la stessa cosa. Infatti.
Vuoi fumare? Fa mille fartiche, però. Detto lasciale. Oh, ma non sta mannando! Ora tu diciamo noi non sta mannando! Oh, ma non sta mannando, figliolo, bene! Ora tu diciamo noi, Fermo, vai così! Vai, accelera! Chiama i bottigli. Muovete, fai presto, muovete. In polizia, poi l'ho saputo. Ho atteso 2 ore per saperlo, perché non sapevano come dirmelo. A mia moglie se l'hanno tenuta 3 ore, facendo interrogatori per farle capire qualche cosina, e lei faceva come una pazza, perché non pensava mai una cosa di questo genere, che fosse accaduta. Mio figlio sempre veniva qua al laboratorio, qua. Mi domandava sempre come stavo, che si diceva del lavoro. Ecco, tutto questo. Ma questi 2 ragazzi che l'hanno ammazzato, lei ha avuto modo di conoscerli? No, io non l'ho conosciuti, purtroppo. Non li ho visti mai, non sapevo di niente. Ero un ragazzo abbastanza tranquillo. In casa era molto amorevole con la mamma, con me, con i fratelli, con tutti. Ma secondo lei cosa può aver scatenato tanta ferocia contro suo figlio? Non lo so, io penso che non esiste una persona così, 2 persone che potrebbero fare una cosa così atroce. Io penso che Satana sia incorporato dentro la loro anima, il loro, non so, sono gente che non hanno timore di Dio, non lo so. Perché una persona che pensa che perché la vita ce l'ha data a Dio, e non può uno così togliere una vita a un ragazzo di 20 anni. Perché è una cosa troppo, non so come dire, troppo deplorevole, ecco, la parola giusta. Non penso che possano esistere gente di questo, c'è Satana scagliato sulla terra, non lo so neanche io quello che, non lo so quello che succede giornalmente di tutti questi orrori, diciamo. So soltanto che c'ho un coltello proprio dentro il cuore. Questa situazione qua, balorda.
Lei parlava spesso con suo figlio, avevate modo di confidarvi? Sì, ci confidavamo. Lui aveva... era entusiasta del suo lavoro e pensava al suo futuro. Tant'è vero che ha cominciato a comprare dei ferri, non so, delle chiavi, dei cacciaviti. Voleva un domani farsi un'officina per conto suo, perché era troppo, diciamo, attaccato al lavoro. E era un ragazzo di inventiva, un ragazzo, diciamo, che imparava con facilità quello che gli diceva il principale. Lui lo seguiva con molta scrupolosità, con molta, come dire, con molta intenzione di andare avanti, ecco, di essere una persona un domani. Il suo futuro lo voleva, diciamo, come dire, essere completo del suo lavoro, e voleva andare avanti così, circondato da questa massa di amici che amava, che lui amava, che loro, diciamo, si volevano tutti bene e che parlavano sempre anche con gli amici: un domani tu ti fai l'officina, non ti preoccupare, il lavoro non ti manca, perché le macchine te le portiamo a te, e incomincia. E lui aveva un futuro prosperoso, pensava al suo futuro prosperoso, che andava avanti, che non aveva, diciamo, niente in contrario, perché tutti gli amici lo volevano tutti bene. E ogni tanto gli confidava dei suoi problemi, se aveva dei problemi, qualcosa di cui non era contento? No, lui dei problemi suoi non mi confidava niente. Mi teneva sempre oscuro dei suoi problemi interiori, non lo so, di quello che lui, con gli amici che aveva, perché andava bene, perciò è inutile che mi diceva delle cose che non andavano bene. C'era qualcosa che non andava, non lo so, me lo poteva anche dire, perché io suo padre, lui si confidava con me, perciò io devo sapere, mi faceva sapere se c'era qualcosa che andava male. Mi piaceva tanto anche la musica, tutto questo tipo qua, era un tipo, aveva la cuffia con la radietto, era un amatore anche di queste macchinine. Lui aveva una macchinina da ragazzino che giocava tanto, e poi l'ha presa, questa macchinina non andava bene, lui ha aggiustato il coso, il telecomando, l'ha aggiustato e è riuscito a farla funzionare, e se ne è sceso sotto con un ragazzino che giocava con questa macchinina. Ultimamente giocava con questa macchinina e ricordava i suoi, non lo so che senso poteva avere questo, tutto questo sia un senso, non lo so, che poi doveva finire così questa sua vita. Sapeva della relazione che aveva con Sonia, la ragazza di cui era innamorato? Non sapevano che si volevano bene, ecco qua. Poi ultimamente se ne state bisticciate, perché si bisticciavano, si facevano pace, sai come sono i ragazzi d'oggi? Una parola in più, una qualche cosina in più, ecco tutto questo. Ma so che si volevano bene, non devo dire che devo dire di quello che è successo poi. Non sono che io ero là dentro, so eventualmente quello come è stata la situazione. E lui gli ha mai parlato di Sonia, della possibilità di stare insieme a lei, di sposarla? No, di questo non mi ha parlato mai. Pensa che questa sua relazione con Sonia possa avere scatenato la gelosia, l'invidia degli amici? Il momento è questo, penso, non lo so, poi. Sicuramente che sarà una cosa di questo genere. Signor Felice, riuscirà a trovare una spiegazione a questa perdita così atroce? No, non lo so. Non lo so, non riuscirò, non lo so. Cos'è stato non lo so, non devo dire. Come riesce a dare una giustificazione a tutto questo? E che giustificazione ci sarebbe? Non lo so. Guardi, non sono io che devo giudicare. Per giudicare io mi riferisco a Padre Pio, che è devoto, prima a Dio e poi a Padre Pio. Perché sono devotissimo di Padre Pio. Prima viene Dio e poi per me viene Padre Pio. E loro solo sapranno. E se c'è, e se Dio solo saprà quale sarà la situazione di queste situazioni qui, non ho neanche le parole, io sono proprio sconfortato così talmente che non... Signor Felice, pensa di aver sbagliato qualcosa con suo figlio, di avergli fatto mancare in un momento particolare un aiuto, un appoggio? No, penso di no, io no. Mio figlio, quello che mi chiedeva, io gli davo, se aveva bisogno dei soldi, lui sempre, se aveva dei problemi, io sempre lo aiutavo in tutti i suoi. Tant'è vero che avevo comprato una macchina, quella che lui ha la guasta, che doveva pagare delle tratte, io lo aiutavo, se lui non arrivava, diciamo,
a coprire, perché avevo messo anche io, diciamo, ero da garante, io perché l'ho fatto? Perché mio figlio, io corrispondevo se lui non arrivava, diciamo, a coprire delle situazioni. Perché lui con me si confidava molto, non è che dici. Se c'era una qualche cosa mi diceva papà, sono così, e io lo aiutavo in tutto e per tutto. Era mio figlio, non è che era... Si figuri io cosa davo a mio figlio, il tutto. Io se Dio mi dava, lo so, gli davo la mia vita, ecco. Io volevo che Dio mi... non lo so, che morissi io, non un figlio, mio figlio di 20 anni. Aveva tutta la vita davanti, meglio che morivo io, diciamo. Se potesse tornare indietro, cosa farebbe per impedire quello che gli è accaduto? Non lo so. Queste cose non è che si possono sapere. Se uno li saprebbe, si figuri, cosa farebbe un padre? Sono cose che uno inaspettatamente si arrivano così, come me, come diversi anche. Gente, diciamo, che ci sono morti, figli, quante gente ci sono state. Purtroppo che si deve fare? È un destino, non lo so se questo si può chiamare destino. Io non le chiamerei neanche destino, un'atrocità di questo genere, non lo so. La follia, la pazzia di questi, non lo so. Riuscirà un giorno a perdonare i suoi assassini? E questo qua non lo so. 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 Questo, gli ho detto, Dio è quello che sa quello che deve fare. Io non mi pronuncio perché c'è Dio. Se c'è un Dio, lui sa se deve perdonare o deve... Non lo so. Questa qua è la mia. If you twist and turn. If I could, yes I would.